Sono passati 3 anni dall'ultimo referendum costituzionale che voleva tagliare il numero dei parlamentari attraverso l'abolizione del Senato. Il risultato di quelle consultazioni è a tutti noto. Vinsero i no, il Parlamento rimase lo stesso e Renzi invece perse la testa. Ma l'odio contro la casta non si è mai sopito ed ecco così arrivare un nuovo referendum, anch'esso volto a cancellare un numero considerevole di onorevoli. Ma stranamente chi all'epoca votò per il no sembrerebbe ora orientato per il sì e viceversa. Insomma, l'Italia è nuovamente divisa. Allora cerchiamo di capire, senza però colori politici, quali sono le due proposte e come cambierebbe il nostro paese in caso di modifica della Costituzione. In questo video non prenderò posizione per nessuna delle due soluzioni, ma mi limiterò a rappresentarvi le ragioni delle opposte fazioni, in modo che voi in completa autonomia possiate prendere una vostra decisione, perché come dico spesso, rispetto a un voto contrario al mio pensiero, è peggio solo un voto simile al mio, ma preso senza alcuna cognizione di causa, per sentito dire, o solo per il colore politico. Ed allora iscrivetevi al canale e commentate questo video in modo da far sapere a tutti qual è il vostro pensiero e costruire così una discussione serena e soprattutto pacifica. Sigla. Domenica 20 settembre e lunedì 21 saremo chiamati alle urne, Covid permettendo, per decidere se i parlamentari che abbiamo alla Camera e al Senato sono troppi e vanno sfoltiti per risparmiare stipendi e vitalizi, oppure se è il caso di lasciare le cose così come stanno per non perdere la rappresentanza dei cittadini. Il quesito che troverete sulla scheda è il seguente: approvate il testo della legge costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale? In altre parole, il testo è questo. Volete tagliare il numero dei parlamentari modificando in questo senso la Costituzione? Se sbarrerete la casella del sì, vorrà dire che volete che il numero dei parlamentari sia ridotto. Se invece sbarrerete la casella del no, vorrà dire che volete che le cose rimangano come stanno oggi. Si tratta quindi di un referendum confermativo, cioè che vuol confermare una legge ancora da approvare e non abrogarne una già approvata. La battaglia è chiaramente politica. Da un lato c'è il Movimento 5 Stelle che ha promesso da tempo di ridurre il numero dei deputati e senatori e che vi chiede di votare per il sì. Dall'altro lato, a difendere il no ci sono diversi schieramenti, tra cui Più Europa e il Movimento delle Sardine. Forse il partito più forte in questo momento è quello della paura, paura del contagio da coronavirus, che potrebbe far scendere la partecipazione. Tuttavia, attenzione, come detto, siamo in presenza di un referendum confermativo e non abrogativo. Questo significa che non ci sarà alcun quorum da rispettare. Non si richiede, cioè, che alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto e l'esito del referendum sarà comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori. Anche se a votare sarà un solo italiano, il referendum quindi sarà valido. Tra i timori di chi non è convinto che il taglio dei parlamentari convenga al paese c'è quello di un'eventuale riduzione della rappresentanza dei cittadini. L'equazione che si fa in questo caso è semplice: minore il numero dei seggi in palio, minore il numero dei vincitori. Un solo parlamentare dovrà seguire un territorio più vasto a cui attualmente fanno capo più deputati e senatori, quindi sarà più difficile contattare un parlamentare per rappresentare le esigenze sociali e farle vagliare dal Parlamento. Il palazzo si allontanerebbe quindi dal popolo, almeno più di quanto già non lo sia. Questo in effetti è un rischio concreto, soprattutto in mancanza di una legge elettorale che tenga conto di questa eventuale modifica della Costituzione. Non saranno da sottovalutare anche gli effetti su base regionale. Potrebbe succedere infatti che alcune regioni, come la Calabria, si trovino con un taglio di parlamentari molto più considerevole rispetto ad altre se dovesse passare il referendum. C'è poi un altro discorso. Come noto, sono i parlamentari in seduta congiunta a eleggere il Presidente della Repubblica. Una riduzione dei rappresentanti alla Camera e al Senato potrebbe allora cambiare gli equilibri per scegliere il futuro inquilino del Quirinale. Il rischio è quello di trovarsi un presidente gradito solo a chi governa in quel momento e non frutto di un consenso più ampio, come vorrebbe la Costituzione e gli stessi cittadini. I margini di discussione infatti si riducono con un numero inferiore di parlamentari e la conseguente tendenza al bipolarismo ne risulterebbe
verrebbe compressa. Lo stesso vale per il nuovo di altre istituzioni come il Consiglio Superiore della Magistratura o la Corte Costituzionale. Con meno parlamentari diminuisce la possibilità di entrare anche in Parlamento per chi volesse fare il politico e candidarsi alle successive elezioni, con conseguente perdita della democrazia. I problemi costituzionali posti dal taglio si aggravano in mancanza di una legge elettorale adeguata. Qui però sorgono ulteriori interrogativi perché le posizioni delle forze politiche sono molte diverse e i tempi per trovare un pieno accordo prima del referendum sono oggettivamente ridotti. Una legge maggioritaria aumenterebbe il rischio di forti distorsioni, ma anche una legge proporzionale dovrebbe essere pensata accuratamente. Ed ora vediamo le ragioni del sì. Chiaramente a supportare le ragioni dei sì c'è l'odio verso la casta, la volontà di risparmiare in stipendi, vitalizi, rimborsi spese e quant'altro, ma soprattutto c'è la speranza che i parlamentari possano essere più controllabili in quanto pochi. Se le cose andranno male nel nostro paese, il classico gioco dello scaricabarile dovrebbe anche cessare e l'attività di lobbying potrebbe essere anche più facilmente controllabile. C'è poi il discorso che con un numero inferiore di parlamentari il procedimento di approvazione delle leggi sarebbe anche più snello e veloce, non ci sarebbero cioè tante discussioni e ostacoli e forse, ma questo è tutto da dimostrare, il Parlamento riacquisterebbe la sua centralità. Non è che una Camera di 400 deputati debba per forza lavorare meglio di una di 630 deputati, ma certo non lavorerebbe peggio e poiché non sono in alcun modo in gioco né il ruolo, né i poteri, né la posizione costituzionale delle Camere, ci si può aspettare che al contrario l'occasione della riduzione del numero dei parlamentari induca e incoraggi il nuovo Parlamento a rivedere aspetti dei regolamenti e delle prassi affinché ne migliorino la sua funzionalità. Alle critiche sulla compressione della rappresentatività i sostenitori del sì ribattono in questo modo. I deputati e i senatori per Costituzione rappresentano la nazione nel suo complesso, mentre le eventuali istanze specifiche dei singoli territori possono e debbono meglio passare attraverso le rappresentanze territoriali, come quelle dei consiglieri regionali, provinciali e comunali. Quanto al fatto che col taglio dei parlamentari le formazioni politiche di piccolissima dimensione andrebbero a sparire, si dice che è proprio questo l'obiettivo, contenere l'eccessiva frammentazione politica delle assemblee e dei gruppi parlamentari. Come andrà a finire? Certo, non sono in grado di fare pronostici su chi vincerà, ma una cosa è certa, la partecipazione degli elettori, da sempre scarsa, si abbasserà ancora, ovviamente per il Covid che terrà molti a casa, ma anche per l'errore di aver messo il referendum proprio nel periodo in cui si dovrebbero riaprire le scuole e l'attenzione delle famiglie sarà distratta dalle difficoltà dell'operazione scolastica che quest'anno, come sappiamo, è particolarmente incandescente. Chissà quale sarà la legge, ai posteri l'ardua sentenza. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, cosa si può fare e cosa non si può fare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale.